Pezzetta diceva, insomma, c'è necessità di avviare queste opere, quindi di non lasciare fermi i cantieri, anzi di riattivarli. Lei diceva appunto che è favorevole alla TAV, quindi insomma, il sindacato sta diventando un po' il partito del cemento. No, no, ma poi rappresenta, potrei dire che rappresenta anche i lavoratori dei cementifici. No, allora, provocazione per provocazione, innanzitutto ci tengo a precisare una cosa, nessuno demonizza il subappalto, così come diciamo, nessuno demonizza ovviamente il fatto che in opere complesse ci siano aziende specializzate che portano anche un grande valore aggiunto. Noi sappiamo però, al di là dei trucchi, il combinato disposto di massimo ribasso e subappalti non è diventato in molti casi, non in tutti, ma in molti casi non è diventato altro che un modo di deprimere professionalità e lavoratori. La dico con una battuta, dato 2018, ma è possibile che noi abbiamo solo 40.000 operai edili su 500.000 tra il secondo e il terzo livello e abbiamo il restante 450.000 operai iscritti in cassa integrazione CNCE, tutti al primo livello, cioè manovale semplice, nonostante abbiano 9 o 10 scatti APE? Cosa vuol dire? Perché se un operaio edile ha 9 o 10 scatti APE, sei bravo, eh? E però il primo livello è quello manovale. E dove li trovo questi? Li trovo nei subappalti. Voglio dire che sono tutti così? No, però io vorrei che qualcuno mi spiegasse se c'è un rapporto sul fatto che l'80% degli operai edili in questo paese, nonostante 20-30 anni di anzianità, sono inquadrati al primo livello, manovale semplice. Forse ci sarà sicuramente l'azienda specializzata che a un operaio edile lo inquadra da terzo e quarto livello perché dà un valore aggiunto. Ma è una nicchia, quindi io non generalizzo, non demonizzo, ma il rapporto è questo: 40.000 operai tra il secondo e il terzo, 400.000 al primo. Punto. Questo è un dato che noi è a disposizione di tutti perché sono gli allegati 3 e sono dati FNAPE. Perché il combinato del massimo ribasso e del subappalto diventa quella roba là, Io prendo almeno 40%. E non ho il subappalto specializzato, ho il subappalto che sta a meno 50, per essere chiari. Quindi non è demonizzazione, è una fotografia e non è generalizzabile, per essere chiari. Ci sono tantissimi imprenditori seri nei subappalti, per essere chiari. Il tema non è essere al fuori del cemento, a parte che la Finlay, come dire, da qualche anno ha assunto il tema del saldo zero nel consumo di suolo, eccetera, eccetera, perché guardate, noi oggi stiamo parlando delle opere pubbliche che sono fondamentali da un punto di vista di produttività complessiva del sistema paese. Cioè, dietro una grande infrastruttura c'è l'abbattimento dei costi logistici, c'è l'efficienza, quindi c'è una cosa che aiuta il sistema paese, non è che aiuta gli edili. Voglio dire, una grande opera si fa per rendere più veloce e più competitivo un sistema, non si fa per dare lavoro solo agli edili. Però sono cose che servono. Le prime 100 multinazionali del manifatturiero intervistate sul perché non vengono in Italia hanno risposto così più o meno. Primo motivo per gli alti costi energetici. Perché in Italia il costo energetico medio è il 16% più alto degli altri paesi. Se sei un'azienda energivora, l'alluminio, la vicenda della Sardegna è questa roba qua. Quindi alla prima domanda delle prime 100 multinazionali del manifatturiero, perché venite o non venite in Italia? Io non vengo in Italia perché prima questione c'è il costo dell'energia più alto del resto della media europea. E se sei un'impresa energivora appunto che fai ferro, alluminio, ma anche che fai carta, prodotti di confezionamento, cioè sei energivora, questo è un problema. Seconda questione, per i costi logistici, cioè le merci che produco in Italia per spostarle mi costano di più che se le produco da altre parti. Addirittura il costo medio logistico è stimato intorno al 19%. Terza questione, la pubblica amministrazione, la certezza del diritto. Quindi a questo punto di vista sono tre bei temi.
ovviamente la TAV, l'alta capacità, perché poi non è una TAV, è anche una TAC, cioè la Napoli-Bari, cioè, servono al paese, non servono solo per far lavorare i 25.000 edili nella loro realizzazione, perché servono ad abbattere quei costi logistici appunto per renderci più competitivi, o addirittura di aggiungere sulla filiera della logistica anche pezzi di semilavorazione o di implementazione addirittura del lavorato. Detto questo però, tutta questa cosa che stiamo discutendo, le grandi opere, pesano tra il 18, alcune stime, e il 25, stima massima, del settore edile. Il resto è nell'edilizia privata. E guardate, il futuro dell'edilizia privata è nella rigenerazione, non è nel costruire di nuovo. Mi dispiace che il Presidente sia a Carora su un nuovo albergo, conoscerà l'imprenditore, sarà amico dell'imprenditore che sta buttando su il grande albergo, ma il futuro è nella rigenerazione, perché noi abbiamo già la percentuale più alta di suolo impermeabilizzato e dobbiamo farlo anche perché è cambiata anche la stessa domanda. Noi abbiamo un patrimonio del costruito enorme, figlio però, oltre che di un boom economico, anche di un boom demografico che non c'è più. E la grande sfida della rigenerazione, che è qualcosa in più della manutenzione, La rigenerazione non è solo ridar vita in termini antisismici o in termini energetici a un manufatto, è anche ripensare l'ambiente sociale, la relazione, ciò che si muove, cioè riqualificare una periferia è qualcosa in più dei pannelli solari e degli infissi per prendere il bonus energetico, per essere chiari. È anche un'idea di come io ripenso le città, le periferie, ma in particolare le periferie, ma le stesse aree interne, se pensa a realtà come il Friuli, nell'ottica appunto che avendo già tanto di costruito dobbiamo recuperarlo. Quindi non siamo tutt'altro che cementieri della Filea. Io dico così: cemento e calcestruzzo dove serve, e tanto tanto recupero ambientale dove abbiamo costruito, che è la stragrande. E il futuro dell'edilizia sarà quella roba là, non saranno nuovi quartieri dormitorio o nuove villette in periferia, sarà recuperare il tanto che abbiamo, magari per mettere a disposizione di famiglie che hanno altri numeri, altre esigenze, di socialità. Guardate, c'è tutta una discussione intorno, e dico solo una cosa: così come va sfatato il mito che tutto ciò che è in edilizia è corruzione, va sfatato anche il mito che tutto ciò che è in edilizia è scarsa innovazione. Dietro la rigenerazione e il recupero del manufatto costruito c'è tanta di quella innovazione tecnologica, dai materiali ai servizi alle tecniche costruttive a come viene riempito con la domotica e la casa intelligente. Guardate che è pezzo tanto di valore aggiunto su cui il nostro paese potrebbe competere nel mondo.